In occasione della seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, l'artista spezzino Francesco Vaccarone è stato invitato ad esporre al Parlamento europeo. La mostra, dal titolo Fragmenta, raccoglie 32 opere, eseguite dal 1972 al 2010 e dopo il Parlamento europeo sarà ospitata dall'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo dal 9 marzo al 15 aprile per essere successivamente allestita a Bruxelles e in Lussemburgo. La mostra è stata organizzata con la collaborazione della Fondazione Ligure per la Cultura e lo Spettacolo, nella persona del vicepresidente Paolo Asti, e col patrocinio dell'europarlamentare Licia Ronzulli. I dipinti sono tutti oli su tela e sono rappresentati i miei cicli storici, dai Gabbiani, ai Corchard, agli incontri, alle opere dedicate alle Cinque Terre, eccetera, fino ad arrivare alle opere più recenti. Io credo anche che ogni mostra rappresenta sì una tappa di un percorso talvolta lungo e talvolta più breve, ma nel caso particolare la storia di Vaccarone è una storia che dura già da mezzo secolo. Ci sono documenti importanti che segnano il tragitto, in questo caso mi pare di poterlo definire eccellente e anche soddisfacente, perché ricco di soddisfazioni da parte di Francesco Vaccarone, di un artista concittadino che dà anche lustro alla città. Mi ha aiutato molto in questo rapporto il catering offerto dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, che ha portato lo shakhetrà, il vino delle Cinque Terre, le loro leccornie, e questo vino delle Cinque Terre ha probabilmente un po' sciolto anche le durezze che sono tipiche, sa, dei politici mentre stanno per entrare in un'assemblea plenaria. Mi ha aiutato il vino.